Stanchi del solito Didò? E allora passate al Potò! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi insegnerò a fare la pasta modellabile per eccellenza, però homemade, il famosissimo Didò, che tanto piace ai nostri piccoli, fatto in casa tutto con ingredienti edibili, così che anche se il vostro bambino malauguratamente dovesse metterlo in bocca, mal che vada, soltanto un po' di brutto sapore, ma è tutto genuino e tutto commestibile. E allora, se siete pronti a conoscere il mio Didò, che in onore di mio figlio ho voluto chiamare il Potò, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a crearlo insieme. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro Potò. Che cos'è il Potò? L'alternativa naturale al Didò, l'alternativa di Poti, quindi il Potò. Allora, noi poi giocheremo ma scusa, tanto. Ma io ho sbagliato questo canale. Perché? Questo non è Due Corina K. No, questo è Arte per te, tu oggi sei un intruso. Ah. Però siccome sei il papà, è giusto che tu prepari con me il Potò. Per preparare il nostro, la nostra pasta modellabile, tutta naturale, fatta in casa, ci occorrono 320 g di farina bianca, dovete mettere anche 220 g di farina bianca e 100 g di maizena o amido di mais, ma io ve l'ho fatta più semplice e vi ho messo solo la farina perché viene benissimo lo stesso. 550 g di acqua, 300 g di sale fino, 2 cucchiai di olio di semi, 25 g di cremor tartaro, si trova in farmacia, una bustina da 20 g costa 1 euro, lo trovate o in farmacia o nei grandi supermercati o nei negozi dove vendono materiali per dolci, perché questo è un agente lievitante naturale, colorante alimentare o, posso essere sincera, potete usare anche dell'acquerello, non succede nulla, del resto non è che i bambini devono mangiarla la pasta modellabile anche se non è tossica, perché dovete comunque abituarli a non mangiare le paste modellabili, questa è solo una sicurezza in più. E poi ci serve un tegame e questa pasta è una pasta che va cotta sul fuoco, quindi cominciamo subito. Ma sei sicura che non siamo su Due Corina K? Sì, sì. Allora, all'interno di un tegame versiamo la nostra farina, seguite la gettata degli ingredienti proprio per come la sto mettendo io, quindi il nostro sale, se vedete come nel mio caso il sale con dei grumi immenso perché ha preso un po' di umido, passatelo così velocemente al setaccio. Se fate la ricetta con la maizena la dovete mettere a questo punto, due bei cucchiaioni di olio di semi, aggiungiamo anche il cremor tartaro e quindi solo alla fine aggiungiamo l'acqua, così portiamo su fiamma bassa e cominciamo a mescolare fino a quando il composto non diventerà troppo difficile, una sorta di purè impastatissimo. Comunque venite con me che ve lo faccio vedere. Ok, accendiamo la fiamma, fiamma bassa all'inizio, e mescoliamo piano piano, facciamo sciogliere tutti i grumetti che si formeranno per forza di cose. Se vorrete all'inizio potrete usare anche una frusta, tanto sono tutte cose naturali, non occorrono altre stoviglie per fare questa pasta. Quindi all'inizio agevoliamo il scioglimento delle polveri. Tutti i grumini, adesso io cambio e passo al mestolo in legno perché accompagnerà meglio il distacco dalle pareti ed è più tenace della frusta, e continuo a girare fino a quando questa pasta non si addenserà totalmente. Adesso la vediamo insieme. Vedete, si sta formando la pasta. Mazza, vi verranno dei bicipiti che mi dovrete ringraziare. Wow. Anche l'abbonamento della palestra. Lo sembra un purè.
Sì, viene un pureazzo di quelli, sai quello ti viene fitto che ti rimane in gola? Non lo puoi mandare giù neanche col brodo vegetale. Ok, non ce la faccio più, do forfè. No, scherzo, siamo pronti. A questo punto spegnete la fiamma e lasciatela qui a intiepidire, perché adesso poi andrà lavorata con le vostre dolci manine, ma da tiepida, se no vi ustionate. Lasciamola raffreddare e ci vediamo dopo. Il nostro pastone è pronto, scaravoltiamolo, visto la bellezza delle padelle antiaderenti sul nostro piano da lavoro, vedete che ancora è bello caldo, e cominciamolo a dividere. Allora, questi sono i taglieri che usiamo per la creatività, perché qui va il colore, quindi sui taglieri, anche se è colorante alimentare, potrebbero rimanere macchiati, vi avviso, ma è colorante alimentare. Io qua questo lo uso anche per altro, quindi piano piano adesso, così, lavorandolo con le mani, rendete ancora più morbida e lavorabile la vostra pasta. Io la sto manipolando ancora calda. Prendete, perché poi non sono temperature pazzesche, i colori per alimenti. Sto facendo un blu carico adesso. Piano piano sporcatevi le mani. Eccolo, mi ha preso. Il potò! Senti, questa cosa è bellissima. Sì, lo so, è fantastica anche da fare con i piccolini. Ah, guardate che bello, che bel colore! È bellissimo questo blu. Certo, poi a seconda dell'intensità che desideriamo aggiungeremo più o meno colore. Questo è un bel blu. Facciamo un azzurro? Allora, per un azzurro approfittiamo di ciò che abbiamo in mano e continuiamo a lavorare scaricando il nostro tagliere. Il potò barra di dò si conserva in cellofanato in frigorifero per 3 mesi, va benissimo, mi raccomando. Cambiate la pasta modellabile dopo un tot di tempo, non tanto perché questa può andare a male, perché è difficile che avvenga, quanto più che altro per i batteri che si andranno ad annidare grazie alle manine dei vostri figli. Ma questo anche se fosse quello normale? Anche il di dò normale, tutte le paste modellabili, se non si decide di farle rapprendere e farle diventare dure, e devono essere cambiate con una certa frequenza, almeno 4 volte l'anno. Buttate, certo, quella che avete e cambiate. Bellissima anche questo azzurro. Sì, sono toni stupendi. Mm-hmm. Allora, oggi Enzo si divertirà. Ragazzi, parlo per i papà, è una ricetta di una semplicità estrema. Sì, ma poi ci pensi i bimbi, che felicità. Ma che happiness. Quando non avete nulla da fare il pomeriggio, quando la domenica pomeriggio piove, coloratela voi ai vostri figli la domenica. Ed è economica. Sì, sì. E parentesi, se non avete il cremor tartaro potete usare anche un paio di bustine di lievito, certo non verrà così morbida, ma è sempre un agente lievitante, quindi va benissimo ugualmente. E poi seguite la ricetta. Sì, con la ricetta è assicurata. Voilà, il nostro potò. Mi lavo le mani e passo ad altri toni. Bellissimo anche il nostro giallo. Adesso continuate a fare tutti i colori che la vostra fantasia vi suggerisce, esattamente così come abbiamo fatto questi. Naturalmente potete fare anche i toni di mezzo, o mischiando i diversi panetti con 2 colori differenti, o mettendo 2 cariche di colore, per esempio se volessi l'arancione, il giallo e il rosso all'interno qua, oppure prendo un pezzo di giallo e un pezzo di rosso e li mischio assieme. Bene, buon divertimento e ci vediamo con tutti i panetti finiti a questo punto. Ed ecco qui tutti i nostri panetti di potò, belli e pronti per far divertire. Quanti colori, tutti diversi, con una spesa che si aggira intorno ai 4,50 euro, tutti questi colori che accompagneranno i giochi dei vostri bimbi. Allora, per i bimbi più piccoli potete giocare con le formine tagliabiscotti, quelle che usate esattamente per i vostri biscotti,
perché essendo tutto edibile non ci sarà il pericolo di contaminazioni. Basta lavarli. E infatti, mentre i grandi potranno sbizzarrirsi a manipolare creando le forme con le loro manine. Anzi, se volete dei video dedicati alla manipolazione, tipo la fattoria, gli animaletti, la natura, gli alberelli, le nuvole, chiedetemeli e io sarò felicissima di farvi dei video dedicati sia per i piccini, per il didò, per le paste semplici, che per le paste un pochettino più complesse come la pasta di mais, la pasta di riso, per soggettini più rifiniti oppure per soggettini da torta tipo gli animaletti, gli sposini, i personaggetti vari. Chiedetemelo e vi sarà dato. E allora divertitevi e passate dei pomeriggi divertentissimi con i vostri piccolini. Ed ecco qui una bella automobilina. Mi raccomando, fatemi sapere tutto quello che create e postatemi le foto sulla pagina Facebook di Arte per Te, di cui vi lascio il link qua sotto. Guardate, la creatività dei vostri figli è pronta per schizzare via per tutto il pomeriggio. E allora, buon divertimento, un pomeriggio colorato e morbidoso a tutti e ci vediamo dopo. Ciao! Visto, molto semplice creare il potò. È una pasta modellabile molto simile in consistenza e anche, mi dice mio marito che è un esperto di didò, anche olfattivamente molto molto vicino al famoso didò, di cui io non conosco la consistenza. Sperimentando, guardando su internet e modificando le ricette che ho trovato, sono arrivata a questa ricetta che mi soddisfa veramente veramente tanto. È una pasta modellabile che si conserva in frigo per 3 mesi. Le paste modellabili sono delle paste che si sporcano contatto con le mani e quindi vanno ciclicamente cambiate. Questa è una regola di igiene da seguire sempre. Malgrado questa pasta sia una pasta commestibile, nel senso che non fa male mangiarla, non abituate i vostri bimbi a mangiarle, anzi fate attenzione che non la mangino, perché questo è il primo approccio alle paste modellabili e devono capire che non è roba da mangiare. Noi lo sappiamo e siamo tranquille nel dargliela, ma loro non lo devono sapere che non si può mangiare, quindi dite sempre che non va messa in bocca, in modo che si abituino quando passeranno alle paste chimiche, no? E poi, come il DAS, come penso il Pongo. E poi, altra cosa, state sempre attenti con i bimbi perché queste paste fanno tappo, quindi qualora dovessero ingerirle ostruiscono le vie aeree e non sono facilmente risolvibili. Quindi, se non sono pericolose dal punto di vista di avvelenamento, sono sempre paste abbastanza pericolose se fanno una pallottola e se la mettono in bocca dal punto di vista sicurezza. Quindi non lasciate mai i bambini incustoditi, specie se piccoli. Queste paste vanno bene da bimbi di 3 anni di lì in su, e non lasciateli comunque mai giocare con queste paste, perché le palline, le bambini, lo sapete, se le infilano ovunque. Detto ciò, alleggeriamo il tono. Io queste sono raccomandazioni che mi sento di fare sia da mamma che da persona che cura un canale che è visto da tantissime persone. Sono raccomandazioni stupide, so che voi ci pensate già prima di me, ma mi sento in dovere di farle comunque, perché non sarei altrimenti sicura di consigliarvi una cosa e non vorrei mai essere causa di malauguratamente qualcosa di brutto. Quindi solo cose belle su Arte per Te e rimarrete estasiati dalle loro coloratissime creazioni. Postatemele sulla pagina Facebook, vi lascio il link qua sotto, sono curiosissima di vedere cosa creeranno. E allora io vi rimando al prossimo video. Se questo vi è piaciuto, un pollice in su, anche di potò, e scolpitemelo e me lo mettete in foto. E poi che dire, vi aspetto sempre su Facebook, il link lo trovate qua sotto, vi aspetto sempre su Instagram, il link lo trovate qua sotto, vi aspetto sempre su Arte per Te. Al prossimo video ci rivedremo sicuramente. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta ragazzi, e divertitevi con il potò.